Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due Sul Server con la nostra rubrica preferita. È la nostra preferita questa? No. Qual è la nostra preferita? Non si sa. Vabbè, comunque è una bella rubrica che vi parla di giochi d'accesso, quei giochi che si giocano prevalentemente seduti sul trono mentre si fa il caccone. Il primo gioco di oggi si chiama... Che sta succedendo? Scusa. Si chiama... come lo schermo dei cellulari, sai, lo giri così e poi può tornare così. Ad ogni modo, il gioco di oggi si chiama Only One ed è veramente figo. Dovete immaginare una sorta di Dark Souls, versione super miniaturizzata e super semplificata, che vi farà divertire un sacco, perché è difficile ed è molto molto crudele. Vi basti pensare che la nostra arma altro non è che una croce rovesciata, e poi sembra una spada in realtà, ma in realtà è una croce rovesciata, e la trovate al centro di un grosso pentacolo, o comunque ciò che potrebbe sembrare una... Rifà croce rovesciata. Perché? Rifà. Croce rovesciata. Più pathos. Croce rovesciata. E sì, ed è piazzata nel mezzo di una sorta di pentacolo, quindi il gioco ha anche questa atmosfera un po' satanica, un po' maligna. In realtà c'è ben poco di maligno, se non le bestemmie che tirerete dopo il quarto o quinto livello, perché inizia a diventare veramente molto molto difficile. Si tratta di effettuare un attacco con la spada molto semplice, muoversi in giro, cercare di buttare i nostri nemici al di fuori di questa grossa piattaforma pentacolata e di utilizzare sporadicamente, quando il nostro mana ce lo permetterà, degli incantesimi che possono essere di diversi tipi. Ovviamente possono essere shoppati. Sì, si shoppa anche. Il punto è che fino a un certo punto con i soldi in game si riesce tranquillamente ad acquistare incantesimi. Io vi consiglio di provarlo perché potrebbe girare tendenzialmente anche su uno smartphone di 4 anni fa senza troppi problemi. È divertentissimo e anche la parte sonora non è male. Cioè gli urli dei nemici sono belli. Carino. Chi tra di voi non ha mai sentito forte, irresistibile il desiderio di maternità? Io non posso... Io voglio un procione, non credo che conti. Oggi vi parliamo di un gioco che era pure tra i top giochi nello store Android, perché è lì che l'abbiamo scoperto. Sì, e noi ci chiediamo sempre quando troviamo un gioco top... Ma perché top? Cioè, allora, forza, alcuni giochi se lo meriterebbero. Alcuni se lo meritano sicuramente, ma quando vedi una sirenetta incinta, che fai? Non lo compri il gioco, non lo prendi, anche se è gratis. Allora, questa schifezza, questo gioco si chiama Newborn Mermaid Baby Care. E probabilmente ho sbagliato la pronuncia di mermaid, non lo so, sicuramente. Ma il punto è che dovete essere una mamma sirena. E non parliamo di una mamma attaccata al tetto di un'ambulanza che grida, stiamo parlando proprio di una vera e propria sirena, quella con la coda da pesce, ingravidata da non si sa quale buco misterioso. Per favore, stavo facendo una... Io mi sono sempre chiesto, allora... Era un canale di videogiochi. Allora, le sirene, questi esseri mitologici, sì. Mezza donna, mezzo pesce... Che sono carine per carità, ma se le portate a spasso 2 ore poi iniziano a puzzare di putrefazione. Comunque, queste sirene incinte. Dove vuoi arrivare? Come avviene la... Cioè, dov'è il... Allora, c'è un... Punto numero uno, c'è il fattore biologico. Ah, sono proprio vivipare. I pesci, dalla maggior parte dei pesci, fanno delle uova. E anche se fanno delle uova, anche se cacciano fuori il pesce, solitamente hanno le uova internamente. Quindi questa da qualche parte dove la tiene nuovo. Da dove l'abbia cacciato questo non si sa, perché pure un uovo è come la gallina. È come... A un certo punto... Era una rubrica di... Comunque allora parliamo del gioco. E poi mi sono sempre chiesto, Ariel, la sirenetta. Quando la Ursula le fa la magia, no? Lei si ritrova con le gambe, non le sta 2 ore a guardarsi le gambe, i piedi, fa, oh cazzo, hai una figa. Non te ne rendi conto che hai un'altra cosa ben più preoccupante di un paio di... Bentornati su Quei Due Sul Server, perché ogni tanto ci scordiamo. Comunque, allora, diciamo, stiamo parlando di giochi, che accantonate tutto quello che è successo prima. Questo è il gioco, no? Siete una novella mermaid, no? Mamma. Una sirenetta mamma. E quindi dovete curare la vostra sirenetta figlia. E voi dovete seguire questa cosa dal prenatal, praticamente, da quando la mamma ha ancora il panzone.
Qui dovete spalmarle dell'olio sulla panza per evitare smagliature e difetti antiestetici. Mezzo all'acqua. Sì, poi dovete mettere, per esempio, delle cuffie che, con la musica intorno alla pancia per stimolare la naturale reattività alla musica di merda del piccolo. E non sto scherzando. No, vai tranquillo. Tutte queste cose qui, poi bisogna addirittura seguire la nascita del sirenotto, addirittura tagliargli via il cordone ombelicale con la chela di un gambero. Giura? Io te lo giuro. Io non ci ho giocato a sta merda. Però guardate quanto è preparato lui. Guarda, le sa tutte. Io ci ho giocato una volta sola, ma queste cose non mi usciranno mai più dalla mente. Cioè, sono rimaste qua dentro come un chiodo piantato con un camion. Io ho visto una cosa e mi sono chiesto quello che ogni volta mi chiedo quando guardo SpongeBob. Sì. Cioè, perché una sirenetta sott'acqua usa la vasca da bagno ed è sporca? Non lo so. È una cosa molto, molto inquietante, in effetti, adesso che mi ci fai pensare. Ma non quanto Ariel, che si stupisce di avere un'alluce e non una figa. Ad ogni modo, questo gioco ve lo consigliamo? Certo, sì, che sì, no. Sì, sì, no, ci devono giocare. Ah, ci dovete giocare. E che cazzo, è gratis. Vabbè, c'è di buono, sì, che il gioco giocare. Ha tanti minigiochini. C'è una sorta di... C'è un Flappy Bird dove c'è questo uccello in evidente stato sovrappeso, perché proprio è una palla. È un abbacchio sto uccello. E niente, voi dovete prendere i secondi, però se siete bravi è infinito il gioco. Sì, poi ci sono altri giochi tipo una chiappa alla talpa dei poveri, un Tetris dei disgraziati. Insomma, sono tutti minigiochini così. La cosa interessante di questo gioco è che è intervallato per un 50% del tempo percepito da... pubblicità di altri giochi inutili, quindi vi potrete fare una cultura sul simulatore di Allegro Dottore, sul simulatore di Falcio i Prati usando le narici Simulator 3, insomma. Ma tu ti rendi conto che stiamo a parlare più di sto gioco di merda che non di tutti i giochi belli che abbiamo trattato? Credo che la nostra recensione su Far Cry 4 fosse molto più approssimativa di... Comunque sia, questo è... Passiamo oltre. Vi piacerebbe essere nei panni di un pinguino che, per raggiungere la sua pinguina, deve fare un percorso disegnato raccogliendo stelline? No? Va bene, questo però è bello come giochino ed è uno di quei giochi che vi fa venire la voglia di giocare in continuazione anche quando non state al bagno, e ciò succede raramente su questa rubrica. Sliding Sam è un gioco a livelli anche abbastanza vecchiotto, perché delle prime versioni le ricordo del 2012 più o meno, fatto da un probabile compaesano, perché si chiama Samuel Marino Marin, quindi potrebbe essere anche italianotto. Fatto sta che questo Sliding Sam ha dei livelli molto complessi. E qual è il gameplay di questo gioco? Beh, in effetti dovrete disegnare col vostro dito il percorso del nostro pinguino. È un po' molto simile, se vogliamo, a Line Rider, che qualcuno di voi si ricorderà magari per PC o anche per la versione mobile. Insomma, voi disegnate il percorso con il vostro dito, il pinguino ci si butta, è difficile veramente seguire un discorso corretto. Vabbè, il delfino ci si butta a pesce, anche se è un delfino. Perché ho detto il pinguino, vedi che mi fai? Il pinguino ci si butta a pesce anche se è un pinguino, e quindi fa tutto il percorso che gli avete disegnato. E il bello è che dovete raccogliere le tre stelline. Insomma, diventa incasinatissimo più andate avanti nei livelli, più diventa incasinato. Io voglio chiudere questo Sliding Sam. È bello spiegato.